Tutta la zona dell'Alto Garda è stata interessata dalla Grande Guerra. Il confine, all'inizio delle ostilità, seguiva il limite tra le attuali province di Trento, territorio austro-ungarico, e quelle di Brescia e Verona, territorio italiano. Gli austriaci, nel loro distretto, avevano predisposto le linee fortificate di difesa, nelle quali si ritirarono strategicamente, per difendere facilmente con pochi uomini e mezzi. Forte San Nicolò si trovava alle pendici del Monte Briole. Fu costruito nel 1860, dopo la sconfitta della Seconda Guerra di Indipendenza, nel 1859, da parte dell'Austria, che perse la zona occidentale del Garda e tutta la Lombardia. Fu ammodernato nel 1911-1912 e venne dotato di riflettori per controllare il lago di notte. Era armato con vari cannoni da 15 e da 9 cm M04 ed entrò a far parte della prima linea difensiva dopo la Terza Guerra d'Indipendenza nel 1866, dove l'impero perse anche il Veneto. Durante la Prima Guerra Mondiale il forte era un obiettivo sensibile agli attacchi aerei e di artiglieria delle postazioni di Malcesine e Limone, dove erano ubicati dei cannoni da 305-40 con gittata 19 km. Si hanno notizie di bombardamenti nel 1915, il 23 e il 31 luglio, il 2 e il 25 agosto, infine il 25 ottobre. Nel 1916 Riva venne bombardata il 20 febbraio con un'eroica azione da parte di un dirigibile della Regia Marina che sganciò 40 granate su obiettivi militari e il 9 aprile fu allora evacuata la popolazione civile. Il 4 novembre 1918 la guerra finiva e i più fortunati potevano fare rientro alle loro case trovando spesso un cumulo di macerie.